Ciao a tutti, sono Brubix Anx e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale diffidata dalle imitazioni che girano in giro. Oggi parliamo di film e realtà, ovvero la storia vera di un film che molto probabilmente avete visto al cinema, e sto parlando del film The Conjuring 3, una storia in cui nella storia recente degli Stati Uniti è stata utilizzata in tribunale un'argomentazione di difesa, ovvero è stato il diavolo, sono innocente. Cosa c'è di vero dietro tutto ciò? Lo scopriremo all'interno di questo video. Questa è la seconda e ultima parte del video dedicato alla storia vera di The Conjuring 3. Se vi siete persi la prima, vi lascerò il link qui sotto. Oggi vi racconterò tutto il resto della storia e arriveremo alla conclusione. Preparatevi! Se avete visto il film sarà super interessante, se non l'avete visto, tranquilli! C'è qualcosa di diverso all'interno di questa storia e sono super curiosa di sentire la vostra opinione. Ma soprattutto, cosa ne pensate di questo look? Promosso, bocciato? Fatemelo sapere. Prima di iniziare, se vi piace quello che faccio, vi piace come racconto queste storie, potete supportarmi con un like, lasciando un commento qui sotto per l'algoritmo, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo, oppure ancora iscrivendovi al mio canale, condividendo il mio video, taggandomi su Instagram. Qui sotto trovate il mio Instagram, potete supportarmi tantissimo se mi seguite lì, oppure potete abbonarvi al mio canale, oppure ancora qui sotto trovate 4 canali YouTube, il mio shop con delle tazze a tema horror, tutti i miei social. La maglietta che indosso oggi a tema Resident Evil è di Pampling, potete ottenerla con il 20% di sconto utilizzando il mio codice, il codice sghiccio, perché sghiccio tornerà di moda. Utilizzando il codice sghiccio voi sosterrete il mio canale e avrete anche uno sconto, quindi fatelo usare amici, parenti, zii, chiunque che vuole comprare su Pampling, ditegli usare il codice sghiccio. Iniziamo subito con la storia di oggi e continuiamo direttamente da dove l'avevamo lasciata. La mattina dopo David parla con la madre e gli racconta tutto quello che aveva visto, vi ricordate? Tutto quell'esercito dei demoni. La madre chiama di nuovo il prete e il prete capisce che so cavoletti amari, però il prete insomma c'è una certa età, dice: sentite, io ho già collassato un po' di tempo fa per una cosetta così mentre stavo a diamista, figurate se mi metto a lottare col diavolo, ciaone. E quindi che fa? Manda un altro prete. Padre McDonnell aveva già fatto anni fa un esorcismo, però c'è stanno un po' dei problemi burocratici, perché a quanto pare questa cosa non è così famosa nello stato del Connecticut. Te credo, ma quanti esorcismi ci possono stare in giro per mondo? Quante volte il diavolo vuole possedere persone? Cioè, io non credo che sia così comune, ma vabbè, dettagli così. Lui però dice che per fare un esorcismo bisogna chiedere il permesso alla diocesi, tutta una roba burocratica, un po' tipo chiedere il codice speed, e ci vuole un sacco di tempo, mesi addirittura. Lui dice: però qua non c'avevamo tempo, quindi che famo? Chiamiamo i coniugi Warren, che sono ben voluti dalla chiesa, e quindi pure se non so preti possono fare queste cose. Vabbè. Quando gli chiedono ma chi sono questi Warren, lui è un po' vago e dice: sono degli investigatori psichici. Ma che vuol dire? David dice che i demoni sono sempre più minacciosi, adesso girano Ghirli, i demoni. E qui inizia qualcosa, ovvero alle 4 del mattino del 13 luglio David viene saccagnato con un coltello fantasma da parte di un demone fantasma. Quindi lui fa così, sente il dolore, fa aia! Però vanno lì, vedono non c'è né sangue né niente, quindi tutto così, ecco. Alle 4 del mattino del 16 luglio sentite che cosa succede. Allora, David viene attaccato. Viene saccagnato con un coltello. Da chi? Dai demoni? No! Preparatevi! Vi ricordate nell'episodio precedente abbiamo parlato del modellino di dinosauro gigante che aveva preso vita? Esatto, questa volta non ha tentato di mangiarlo, questa volta l'ha saccagnato con un coltello, colpendo sulla schiena. Però queste cose sono un po' demoniache, quindi che cosa succede? Non è che effettivamente gli fanno male, lui sente dolore, sente come se gli stanno facendo del male, però fisicamente non, nessuna spia, quindi non è che esce il sangue, roba così, niente. Vedendo David che fa aaaah, così tutti sono convinti, ecco, David è nato, cioè è rimasto. Però Arnie va lì, avrà la maglietta, vede in cestassi, dice: ma che sta succedendo? Arnie e Judy tentano di salvaguardare David, a un certo punto Arnie dice: fatelo a me se ci avete il coraggio! E poi sappiamo com'è andata. Nel pomeriggio chiamano di nuovo i Warren, che a quanto pare abitano a 30 minuti di macchina da lì, proprio casa e chiesa. Arrivano là e gli dicono: vabbè, insomma, Judy, ma che sta succede? Judy gli racconta un po' tutto e la prima cosa che giustamente chiedono i Warren è: ma un medico ha visto questo bambino? La madre dice: sì, ogni tanto noi lo portiamo a fare visita al pediatra. E io mi sono domandata: cioè, ma scusa, ma tu la prima cosa che hai fatto non hai chiamato un medico? Vabbè. I Warren dicono, Ed Warren dice: scusi, le dispiace se noi la prossima volta che veniamo qua portiamo un medico vero con noi, uno psicologo, un medico vero? La madre dice: sì, non serve a niente, però fatelo se proprio ci avete sta fissa. E mi sono domandata: cioè, ma allora, cioè, i demonologi sono i più razionali qui dentro? Nel mentre i demoni iniziano a spingere i bambini più piccoli e quindi li strapazzano.
gruppo. Arrivano i Warren, David dice che gli aiutanti stanno fuori in giardino, dentro ci stanno un po' dei demoni, un po' stanno fuori e seguono i Warren e si stanno impicciando tutto. Lorraine Warren dice una cosa: io un mese fa sono passata davanti a questa cittadina e ho sentito una cosa, una presenza di cattiveria demoniaca, e quindi io lo sapevo. Io mi sono immaginata, lei che ha capito che passa davanti alla scritta della città e dice: oh, santo cielo, oh mio Dio, sento qualcosa. Secondo la narrazione, secondo la leggenda, secondo la storia, Lorraine c'ha i poteri, vede cose, prevede cose, boh. E a quanto pare ha aiutato la polizia per anni. Segniamo un vero pietoso sulla polizia negli Stati Uniti, perché già la conosciamo, già sappiamo. Vero pietoso. I Warren chiamano un dottore, Anthony Giangrasso, e i Warren dicono anche un'altra cosa: che loro già erano stati lì nei pressi di quella cittadina circa un mese fa, perché erano stati coinvolti per un caso di musica rock satanica in cui c'era gente vestita da satanici con tuniche e roba del genere. Mentre leggevo questa cosa era proprio descritto così: rock satanico. Qual è il rock satanico? Cioè, io voglio sapere. Alle 11:30 di sera arrivano i Warren a casa di Glazel e insomma appena vanno lì si rendono conto che c'è qualcosa che non va, tutto è buio, roba così, ma manca una persona, manca un elemento della famiglia. E voi state a dire: oh, chi? Il ragazzino, gli è successo qualcosa? No, è Carl. Carl, il padre del ragazzino che sta a dormire, sta sopra a dormire, ha detto che a lui non gliene fregava niente e che c'aveva una famiglia dei matti. I Warren si mettono lì, fanno due fotografie, attaccano la telecamera e registrano tutto. Iniziano a fare tipo benedizioni, esorcismi e roba varia. Furbescamente, che cosa fanno? I Warren, prima che fa tutta sta roba, separano un po' le chiappette. Quindi fanno, intervistano tutti i familiari, dicono di il nome tuo, come ti chiami, l'indirizzo di casa, e spiega un po' la questione. Così se nel caso qualcuno ci rimaneva, loro a livello legale c'avano le chiappette completamente coperte. Il medico esamina David e dice che effettivamente non c'è nessun problema, tranne uno: a quanto pare il bambino è obeso. Io non lo so, cioè quando leggevo queste cose c'era proprio zero tatto mentre si parlava della salute di David. I Warren nel mentre si mettono a fare investigatori dell'occulto, devono capire se tutto è causato da un fantasma, da un demone o dal diavolo in persona. E insomma fanno delle domande, dicono: oh, ma che è successo David, che cosa fa da quando è preso da questa cosa? E loro gli dicono: oh, David ha di parolacce, dice pure cosotte volgari. I Warren parlano pure un po' con David e dicono: vabbè, ma ci racconti com'è sto diavolo? E David gli dice: allora, prima era un vecchietto, poi è diventata sta cosa rossa e mo sono diventati 43. E io dico: ma come fa a sapere so 43, si è messo a contarli? E lui gli dice: no, semplicemente l'hanno chiamati col numero e quindi so già quanti so. E ha detto pure che la sera prima si sono messi in circolo a prenderlo in giro perché era grassoccio. I Warren capiscono che David non sta parlando di un fantasma ma di demoni, e insomma il loro capo si fa chiamare la bestia. Quando gli dice: sì, vabbè, ma durante il giorno dove si nascondono questi demoni? David dice che sta nell'attico perché fa più caldo o nelle travi. E io mi sono domandata: ma che cavolo sono, dei piccioni? Però David dice pure che c'è un potere, ovvero quello di vedere attraverso i muri. I Warren chiedono a David dov'è la bestia, perché i Warren lo vorranno riprendere con la videocamera, quindi se vanno a girare roba così, e la moglie Lorraine dice: bestia, fatti rivedere, fatti riprendere. A quanto pare si sente una voce della bestia che gli dice: col cavolo. Vi giuro, è proprio così, io lo sto parafrasando, questo è effettivamente quello che è successo. O almeno così dicono. La bestia dice di essere Satana, di essere super potente, e i coniugi Warren gli dicono: ah sì, sei Satana, se sei così potente buttaci fuori dalla finestra, vediamo se ti regge. E lui non lo fa, così Warren lo prendono in giro e dicono: ah, non sei così forte come dici. I Warren arrivano alla conclusione che quindi l'entità sì, è pericolosa, però è pure un po' poraccio. Quindi se ne vanno e dicono: vabbè sì, non è un corpo grosso, quindi che ce frega, va. Tenete in diario, scrivete quello che succede, poi ci fate sapere. Ci avevamo casi più importanti, volevamo far botto. Di notte ancora continuano le zaccagnate dei demoni a David, vicino al cuore, lui che si contorce gli addominali, roba così. I Warren arrivano lì e insomma Ed si flexa subito una cosa: la laurea in demonologia. I Glazer gli dicono: ma che cavolo di laurea è? Cioè, qua già stiamo a far casino, le polemiche giornaliere su facoltà umanistiche contro facoltà scientifiche, questa addirittura se ne esce fuori con la laurea in demonologia. E Ed dice una cosa molto confortante, ovvero che il prossimo passo è uno: la possessione e la morte. I Warren dicono: questo è un demone, ma come è entrato dentro casa vostra? E insomma i Warren sanno un po', pensa, a un certo punto Debbie dice: sapete, forse potrebbe essere successa una cosa, io negli anni 70 ho frequentato alla scuola superiore un corso di stregoneria. Io mi sono domandata: ma che cosa insegnano nelle scuole degli Stati Uniti? Non lo so, ma puoi insegnare stregoneria? Non lo so, come se tu, non lo so, insegnassi un corso per diventare sciamano, oppure ancora per diventare prete a scuola.
ma perché? Vabbè, lei ha detto che aveva fatto una pergamenina con su scritto qualcosa e poi si era comprata una tavoletta Ouija e ogni tanto ci aveva giocato con l'amici sua. Lei ha detto che sta tavoletta Ouija chiacchierava una cifra e Warren gli hanno detto strano perché in genere la gente nemmeno riesce a farla funzionare e sicuramente ha acchiappato un demone, so cavoli tua. Tu l'hai usata con molta superficialità, ragazzuola mia, e mo so cavoli. Debbie però dice che infatti lei si era un po' caga da sotto e quindi vi aveva lanciato, aveva buttato la tavoletta Ouija. Quando questa tavoletta aveva dato il permesso a questi demoni di entrare nella loro vita. I Warren ne approfondiscono e insomma scoprono che queste bestie stanno un po' sparpagliate da vicino a casa loro, un po' nella casa in affitto e insomma si mettono a pensare il motivo di tale sciagura e il motivo potrebbe essere uno secondo loro. David ha fatto la prima comunione in ritardo. Arriva il prete e vanno lì con l'esorcismo, uno dei 250.000. Il prete va lì e lancia un po' di acqua santa in faccia. E mentre voce demoniaca di David che dice parolacce, suoni gutturali, a quanto pare David tira fuori da una tasca una penna coltellino. Non so spiegare bene cosa sia, credo una penna con una lametta, non c'ho idea, sinceramente, e tenta di far fuori il fratello Alan. Poi tenta di mettere le mani al collo a Arnie e farlo fuori. Si mettono a leggere passi dalla Bibbia, boom, dei finti spari e David sembra che c'è rimasto. Vogliono quasi chiamare un'ambulanza, ma si rivia. I Warren arrivano tardi, David è di nuovo posseduto e l'hanno buttato in cameretta sua. 15 luglio, l'esorcismo non è servito a niente. Continuano le attività paranormali e addirittura pure Mary Johnson e le sorelle di Arnie stanno sperimentando tutto ciò, sentono gente che bussa alla porta, stanno tutti a cagare sotto. La madre Mary Johnson dice Arnie, ma aiuti, anda nel seminterrato per piastri scatoloni. Quando stanno lì sentono una mano gelata che li tocca. 25 luglio, tutto sembra tranquillo, ma di che, questi stanno a fare una vita fino a quando David non sente una voce di una bambina che gli dice David, aiutami. David non gliel'ha preso perché non ce la fa più e continua a dormire. Nel mentre il fratello Alan c'ha le visioni di che cosa, di mosche e serpenti e sostiene che sia tutta opera della bestia. Io voglio dire, abitate in campagna, mosche, serpenti. Debbie chiama i Warren che si lavano un po' le mani. Dicono, sì, vabbè, succede, qualche volta succede che un po' dopo l'esorcismo è tutto andato bene, però ci stanno un po' delle conseguenze. Fate due preghierine, pregate di più. Inizia settembre e iniziano delle circostanze davvero spaventose. La famiglia Glazer infatti annota sul loro diario terribili episodi, come per esempio, nei primi di settembre cade una torta per terra. Sempre a settembre. I trucchi della madre volano e colpiscono David sul petto e volano nelle orecchie di David. Sempre dal diario della famiglia Glazer c'è un altro dettaglio. Arnie ha le occhiaie. Vi giuro, io sto leggendo delle cose realmente riportate e spacciate come cose spaventose. All'1:45 di notte vengono tutti svegliati da un'esplosione. Che è successo? È esploso il letto di Alan. Torna la bestia e dice la tua anima è mia, vengono richiamati Warren. 2 settimane di tranquillità e poi di nuovo Davide che viene schiaffeggiato e buttato a destra manca dalla bestia. 28 luglio, la madre riporta suo David dal prete, padre Rossi, che a quanto pare non gli crede parecchio. Però lui chiama i Warren e chiamano un altro prete. Padre Marco Cabrera. Lì ancora gli chiedono ma com'è che sto demone è andato così e si ricordano un'altra cosa, ovvero la madre Judy verso gli anni 70 aveva conosciuto una famiglia degli amici che utilizzavano la tavoletta Ouija, eppure lei una volta l'aveva utilizzata, quindi santo cielo. Il prete dice che c'è bisogno di una cosa, più sacramenti, e quindi decide di battezzare chiunque. Ci stanno dei ragazzini che non sono ancora battezzati, entro che dice vabbè te battezzo, non c'è ancora la cresima, te do la cresima. Inoltre ci stanno Debbie e Arnie che non si sono ancora sposati e ha detto vabbè sbrigamosi, su ve sposo io perché qui c'è bisogno dei sacramenti. E mentre Judy sta di sta cosa c'è star marito che va dal prete e dice guardate questa è matta. Lo sanno tutti, questa è matta. 1 agosto la bestia e gli aiutanti si arrabbiano con i nuovi preti. Dicono che si arrabbieranno, faranno un esercito e si prenderanno l'anima di Arnie. Arnie gli fa, e dai provateci, e i demoni scompaiono. Mentre ci sono i soliti episodi, i demoni qua e là vanno a prendere armi. A un certo punto David, il ragazzino, sta quasi per soffocare e Carl se ne sbatte altamente e dice questo è matto. Però a un certo punto vede tipo delle entità trasparenti, danno dei cazzotti in faccia al ragazzino e gli dice ah sì, dovete vedervela con me, e chiama un prete. David continua a dire che Arnie è in pericolo e dice a Debbie, alla sorella, dice oh sta attenta, lui è in pericolo. Arnie va in macchina, accende la macchina e questa insomma non controlla, lui esce così a botta di culo e tac, la macchina va addosso a un albero. Solita storia, a bestia sta la piaga con David, tenta di soffocarlo. Chiamano i Warren, non fanno una mazza e poi scompare la bestia. Ma questa volta anche Carl, il padre, vede finalmente la bestia. Ha detto che una volta è stato svegliato, ha visto una luce, puff, gli è comparsa sta bestia tutta rossa, tutto con fare capresco, che lo fissava. E Carl gli ha detto,
così ho deciso di fissarlo pure. Vediamo chi si annoia prima. Ci ho messo così, l'ha fissato, fino a che non è scomparsa. Io sinceramente questa storia raccontata da Carla mi spezza in due, cioè non riesco a capire come sia così assurdo e bellissimo. 6 agosto, non è cambiato niente, David viene sbaducchiato a destra a manca. Lo vediamo tutto disarticolato, si dimena, gli fanno il firmino. C'è David è mio, la tua anima è mia. Cosa, parolacce, minaccia, rumori capreschi. Racconti su racconti in cui viene descritta questa scena esattamente come il film L'Esorcista. Casualità? Nel mentre le figure demoniache rompono le scatole pure armi. E nel mentre teoricamente adesso doveva entrare in gioco la chiesa, che a quanto pare non ha fatto niente. Ma un po' come tutte le persone coinvolte all'interno di questa cosa, né un medico coinvolto, quelli coinvolti stanno lì due preghierine e poi ricomincia tutta da capo. A un certo punto Arnie non ce la fa più e dice alla bestia: ti ordino di abbandonare il corpo di David. E la bestia gli dice: te lo sogni. Finalmente David viene portato da un psichiatra che a quanto pare non vede niente di particolare. 13 agosto 1980 accade un altro fatto totalmente sconvolgente. Un'altra torta viene fatta volare. Si rivolgono a un altro prete, padre Virgulak, vi giuro è il nome vero, è effettivamente così, sta storia è allucinante. Lui vuole parlare sia con David che con Arnie, che è colui che ha sfidato il demone, e quindi dà una croce d'argento da mettere con Arnie, fa una benedizione, piglia due sali benedetti e li butta addosso a David, gli dà una statuetta dalla Madonna e poi gli dice: Arnie, la tua testa bolle. 15 agosto continuano a buttare i sali benedetti in faccia a David, ma non serve a niente, pure la statuetta della Madonna non serve assolutamente a niente. Continuano l'esorcismo, tutto ripreso con la VHS di queste collezioni private dei Warren, e Lorraine Warren, che insomma c'ha i visioni, dice una cosa molto confortante a Judy: ho visto il corpo di tuo figlio esplodere. Non lo so, dice pure così, boh. Vedono David accoppato in tutte le maniere. 17 agosto, arriva padre Virgulak. Siamo a 6 settimane e non è successo un cavolo. 20 agosto, messa di esorcismo, preghierine, croci, acqua santa. Manca una settimana e il demone ritorna. E mentre David sente la voce di una bambina, gli dice: stai attento, Arnie farà una finaccia sul lavoro. Il giorno dopo Arnie avrebbe dovuto iniziare a lavorare come taglia alberi, quindi stando sospeso per metri e metri in alto per tagliare i rami. E a quanto pare diverse situazioni di rischio effettivamente sono verificate, però è un po' scontato visto il lavoro che fa. 25 agosto, David è posseduto e c'è un sintomo inequivocabile della possessione: vomita. Tenta di nuovo di colpire il fratello. 2 settembre, altro esorcismo. All'esorcismo c'ha più richiami di una depilazione laser. Racconti infiniti su Gesù, David che dice cose zozzette sulla Vergine Maria, preghierine, David è ancora posseduto, così per una cifra, per mesi. Ma iniziano a notare che anche Arnie in certa tutto, infatti pure lui è posseduto, dice cose zozzette e non se ricorda. E David dice che Arnie sarà beccato per un crimine. A settembre David inizia una nuova scuola dalle suore e i genitori gli fanno un discorsetto dicendo: oh, tu fai finta che sei posseduto, non gli dici niente, fai il vago. Però ancora posseduto. 9 settembre, ultimo esorcismo per quel poraccio di David e via, è andata. Ma i cavoletti amari continuano e finalmente arriviamo alla parte true crime. Finalmente, santissimo cielo, perché infatti i preti si sono un po' lavati le mani, hanno fatto sta cosa, ma hanno fatto un pochino alla cavolo dei cani. In preghi hanno torto sto demone dal corpo di David, però sto demone è rimasto lì in una casetta un po' a fluttuare, roba così, e tentare di prendere un altro corpo. E chi ha beccato? Arnie. A quanto pare nell'ultimo esorcismo era arrivato pure un monaco che se n'è andato via con una limousine e tutti hanno un po' parlato male, un po' dei gossip tra i Warren, la famiglia Glee, che ha detto: eh sì, ma questa chiesa, signora mia. A quanto pare la bestia prima ha tentato di piazza il piccolo Carl Junior, poi dopo se l'è presa con Arnie, che gli faceva? Gli ha distrutto le musicassette, le sigarette, gli stivali da lavoro, così come alcuni strumenti per tagliare gli alberi. A metà ottobre il demone è assolutamente violento, però insomma, che possono fare? Nel mentre Mary Johnson con le sorelle di Arnie sedata dalla casetta in affitto, perché insomma pure loro avevano vissuto esperienze demoniache, però la famiglia adesso sta senza una lira. Debbie è stata licenziata, però le viene raccomandata dal suo ex datore di lavoro a uno nuovo, ovvero Alan Bono, che le offre un lavoro e le offre anche un appartamento gratis, tanto era disponibile proprio lì sopra il lavoro. Questa è un'ottima occasione perché tutte e due dovevano mettere da parte i soldi e stavano a livello finanziario davvero di schifo. Alan Bono sembrava davvero un bravo uomo, 39 anni, e negli ultimi 17 era stato in Australia, raccontava storie affascinanti ed era lì insomma per gestire un rifugio per cani del cognato. A fine novembre Arnie e Debbie si trasferiscono lì nell'appartamento datogli da Alan Bono. Arnie lavora come taglialegna, mentre Debbie lavora con Alan. Teoricamente dovevano sposarsi in primavera, ma non avendo i soldi viene ritardato questo sacramento. E vi ricordate l'ultima volta che è successo?
Dopo l'esorcismo in realtà in casa non c'erano più attività, però ogni tanto David si faceva una chiacchiera di una bestia, così come i vecchi amici. E la bestia che continuava a dire che a febbraio ci sarebbe stato un omicidio. Nel mentre durante l'estate, così per passare il tempo, Arnie viene posseduto. 4 novembre viene posseduto per la terza volta. Praticamente lui va nella vecchia casa, quella in affitto, e appena esce, tac, posseduto, dice cose zozze e gli cambia la faccia, dice Debbie. Ma tutto precipiterà a febbraio. Precisamente che cosa succede? Il 15 febbraio Debbie e Arnie prendono le sorelline di lui, che dovrebbero fare un pigiama party. Tutto si svolgerà martedì 16 febbraio 1981. Arnie si sveglia alle 7 di mattina e teoricamente, come sempre, dovrebbe andare a lavorare. Ma questa volta c'è qualcosa che non va, dolore alla testa, male al petto, e alle 7 e un quarto decide di non andare a lavoro perché sta male. Debbie gli dà un'aspirina, un antibiotico, lo rimette a letto. Lui non riesce a dormire, ma si sente decisamente meglio, così decide di svegliarsi. Visto che le sorelline adoravano i cani ed era un giorno lavorativo, decide di portarle giù nel rifugio dove sta lavorando Debbie con Alan. Alan non vuole mai rimanere da solo, non è sposato, e quindi, visto che sta per arrivare l'ora di pranzo, li coinvolge tutti e gli offre il pranzo e gli dice di andare a mangiare insieme. Lui era un uomo solo, amava la compagnia, però aveva un problema, insomma, era dipendente dall'alcol e questo, insomma, minava molto il suo essere socievole con gli altri. Però il suo bere limitava molto le possibilità di gestire bene il rifugio, così come i suoi rapporti. Insomma, anche durante il pranzo lui beve un sacco di vino, mentre gli altri mangiano hamburger e Coca-Cola. Proprio quel pomeriggio Judy, la madre di David, ha un brutto presentimento, così inizia a chiamare il rifugio ogni 30 minuti. Arnie appena arriva a casa subito dopo pranzo va a dormire, ma alle 5 si sveglia e va verso l'ufficio di Alan, che quel pomeriggio ha bevuto davvero tantissimo. Verso le 5 Debbie va a prendere la pizza per lei e le sorelline, poi ritorna verso le 6 e quando ritorna passa davanti all'ufficio di Alan. Alan è ubriachissimo, però insiste per mangiare tutti insieme una pizza. Loro così tentano un po' una strategia, visto che molto spesso lui collassava dopo aver mangiato e essendo così ubriaco nel loro appartamento dove hanno tenuto lì, sapevano che fa. Allora hanno pensato a una strategia, hanno proposto di andare tutti a mangiare nel suo di appartamento, così se collassava loro chiudevano, se ne andavano e ciao. Inizialmente Debbie rifiuta, però lui è molto insistente al suo capo e alla fine cedono. Alan appena entra e accende lo stereo a musica altissima, il rock e la TV, però la TV non funziona, quindi lui si mette lì a dargli botte su botte e a urlargli contro, tanto che addirittura inizia anche a dare i pugni sul muro, tanto da spaccare il muro. Debbie è molto spaventata, crede che la situazione stia davvero degenerando, così prende le sorelline di Arnie e tenta di andare via. Debbie e Arnie decidono di portare via le sorelline di lui e vanno per scendere le scale, ma si rendono conto che loro stanno davanti ma le sorelline non li stanno seguendo, tanto che addirittura sono rimaste dietro, bloccate da Alan. Alan dice che non devono andarsene e impedisce a queste bambine di andarsene. Debbie si gira verso Arnie e in quel momento non vede Arnie, vede la bestia. L'entità prima attacca Debbie, la butta per terra e inizia a riempirla di calci, sullo stomaco, sul petto e sulla testa. A un certo punto a fermarlo è la sorellina di lui, che urla. La sorellina di 15 anni, Lia, è riuscita a liberarsi, divincolarsi dalla stretta di Alan e urla: Arnie, smettila! E Arnie esce dalla possessione. Dicono che lui aveva gli occhi da pazzo, sembrava l'incredibile Hulk. Arnie così torna normale, momentaneamente. Si rivolge verso Debbie e gli fa: tesoro, ma che cosa è successo? Come mai stai sul pavimento? Ma come? Cioè, butta da te, stavi a riempire botte. A quel punto ritorna Alan, che blocca le sorelline e dice: qui nessuno se ne andrà, e bloccando soprattutto Jennifer, una bambina di 9 anni. Lei è spaventata, inizia a piangere. Debbie urla di lasciarli andare. Arnie tira i capelli di Alan per distrarlo, così le bambine scappano, sono terrorizzate. Arnie cambia di nuovo faccia, a quel punto Debbie sente due voci. I due uomini si minacciano a vicenda, a un certo punto Alan cade di faccia. Debbie è convinta che abbia avuto un attacco di cuore, forse ha bevuto troppo, sono già pronti per chiamare l'ambulanza, ma appena lo rigirano a pancia in su vedono qualcosa. Ha del sangue, è stato colpito con un coltello e Arnie era andato sul retro. A 10 piedi di distanza dal corpo c'è un coltellino a saramanico. Tentano di rianimare Alan su un posto, ma niente, viene portato in ospedale e alle 7:39 viene dichiarato morto. La causa della morte? 5 pugnalate. Arnie viene arrestato dalla polizia, viene prima tenuto nel stato di fermo, ma viene arrestato addirittura dall'autista dell'ambulanza, che insomma lo stava riportando, aveva sentito quello che era successo, quindi decisamente l'ha bloccato e l'ha fermato. Harry non oppone resistenza, sembra sotto vittima di isteria, possessione, e dice: per favore, aiutami. Arnie viene arrestato e quando è lì dalla polizia, puff, come se si risvegliasse, non si ricorda niente, dice che è stato sotto possessione e si è risvegliato lì, dentro la cosa della polizia. Dice che lui non ha fatto niente, è incredulo per queste accuse. Nessuno gli crede, ma come devono credere a Harry? Insomma, diciamo che
l'arma è lì, hanno trovato il coltello. Inoltre ci stanno i testimoni che sono tua sorella, la ragazza tua, insomma armi, ma che te vuoi inventare? Loro prima ti dicono no, ma Alan è semplicemente caduto nel nulla. La polizia prima prende le testimonianze, poi dicono che è posseduto. La polizia rimane un po' così perché, cioè, l'unica cosa per sapere cosa è accaduto sono i testimoni e il colpevole, stanno tutti a dire delle cazzate. Arnie dice che è innocente e dice che la colpa di tutto è di una: la possessione del demonio. Subito rompo in scatola la polizia con sta cosa. Sì, ma noi stiamo da nanna a tribolare con sta possessione, il diavolo di qua, della polizia non ce la fa più, dice: scusate, oh, lasciateci fare il nostro lavoro, dateci le testimonianze e non ci rompete le scatole. Secondo la polizia, insomma, il ragazzo era tranquillino, però c'è stato un litigio. Alan, insomma, non stava lasciando andare le sorelline di armi e molto probabilmente lui, per liberarle, avrà preso sto coltello e avrà beccato Alan. Debbie dice: no, non è vero, bugie, è stato il diavolo. Arnie viene accusato di omicidio con una cauzione di $125,000, la più alta della storia del Connecticut. La famiglia di Debbie e di Arnie decidono che l'unico modo per aiutarlo è dire la verità. E quindi decidono che la cosa giusta da fare è dire che non è stato lui, ma è stato il diavolo. Ovviamente la stampa impazzisce, gli ride dietro, li percula a destra e a manca. Ma io dico, ma cosa vi aspettavate, santo cielo? Arnie un po' rosica perché gli fanno fare la figura del cretino, però lui dice: sti cavoli, a me mi interessa la giuria. E l'avvocato che gira per tutto il paese decide di sì, di utilizzare questa strategia, la prima volta nella storia recente negli Stati Uniti, quella della possessione demoniaca. Quella è l'unica strategia difensiva. Insomma, tentano di interrogare le sorelline di Arnie, la bambina di 9 anni, e tutti dicono: non è vero, la polizia l'ha circuita, gli ha fatto dire queste cose, ma non è vero, è la possessione. Arnie dice che hanno fatto mentire sua sorella per metterlo in cattiva luce. Il processo viene fissato per l'ottobre 1981 e quella primavera, insomma, la cittadina è inondata letteralmente di lettere. Perché? Perché ci stanno fior fior di esperti che sono pronti ad andare lì e fargli insedere così a Arnie per dire: sta di una stronzata. Ma Arnie rosica e la famiglia di Debbie ancora di più. In pratica, lo sapete perché rosicano? Perché la chiesa non ha deciso di difenderlo. Quindi rosicano perché dice: ci ha abbandonato, ma grazie al cavolo, ha ammazzato una persona, ma mi pare il minimo. Cioè, per una volta che la chiesa si allontana da un criminale, una volta, santo cielo. Poi ci stanno 2000 polemiche sull'esorcismo e la chiesa dice: oh, guardate, noi sappiamo che David era posseduto da Arnie, non sapevamo niente, sa, vedesse da solo. E lui rosica. La famiglia impazzisce, dice: ma come, la chiesa ci ha voltato le spalle, ma come pretendi che la chiesa ti difenda in un caso di un mio santo cielo? Così arrivano i Warren che li difendono e dicono: oh, guardate, noi abbiamo visto tutto, ci sono state diverse entità che hanno posseduto prima il ragazzino, poi sto fesso, non è stato lui a fare del male a Alan, è stata l'entità. L'entità è colpevole, il demonio. E visto che la chiesa ha lasciato da sola la famiglia Glazer, i Warren decidono di andare verso nuove chiese e vanno in Canada, nella chiesa del Quebec, dove lì, insomma, sono meno timidi per dire: sì, noi parliamo di esorcismi, noi ci crediamo a sta roba, roba così. Quindi gli stanno più simpatici. Secondo questo prete canadese del Quebec, gli dice: oh, guardate Warren, che qui non è semplicemente un esorcismo qualsiasi, qui tutta la famiglia è stata maledetta, c'è stata una maledizione di morte, prima su David, poi su Carl Jr., poi è stata presa un quel fesso di armi. E insomma, io dico ai Glazer, e Glazer dicono: oh, ma com'è successa sta cosa, è tutta la maledizione, forse abbiamo conosciuto qualcuno. E lì si ricordano una cosa, ovvero che avevano conosciuto una famiglia dei satanisti. Così è venuto dopo 18 milioni di anni, se lo sono ricordato, ma vabbè. Insomma, loro si ricordano che hanno conosciuto sta famiglia, che c'aveva pure loro due ragazzini, stavano in vacanza, vanno a casa di questi e David diventa depresso. A quanto pare, mentre stavano a casa di questi, Carl tenta di far fuori il ragazzino, Judy improvvisamente c'ha problemi di sciatica e secondo loro è colpa dei satanisti. Dicono che in casa di sta famiglia c'erano i calici, delle candele, dei pugnali, dei teschi. E inoltre la camera da letto di questa coppia era una camera da zozzoni. Il letto era tutto rosso sangue con degli accenni di velluto nero. E io ho detto: capirei, se vendono il letto mio, allora che gli fai, gli piancorpo? Cioè, a me sinceramente pare uno stereotipo dietro l'altro, però vabbè. I Warren chiedono: ma quando è che siete andati a trovarli? E lì i Glazer hanno un colpo. Il 16 febbraio! Il 16 febbraio, la stessa data in cui Arnie ha fatto fuori quel tizio. La famiglia è sconcertata, finalmente avevano una soluzione, una risposta, ora tutto era chiaro. In realtà no, però vabbè. Nell'estate del 1981 fanno un altro esorcismo, questa volta chiedono alla chiesa del Quebec. 30 minuti, preghierine, tac, esce fuori il nome di sta famiglia satanica. Tutti rimangono scioccati, arrivano: oh mio Dio, ma loro! Ma scusa, ne avete capito già, boh? Vabbè, tutto questo esorcismo è: mette di nuovo una mano sulla spalla a David, che a quanto pare ancora c'aveva sto demone. Gli fanno: figliolo, preghierine, preghierine. E poi a un certo punto gli fanno: ah, demone, ma come ti chiami? Sto qua, fa: mi chiamo Belzebù!
Preghierina, preghierina, e poi Davide fa: mamma, mamma, sono libero. Testuali parole, ve lo giuro, a me stavano tipo roteando gli occhi dietro. Ora la famiglia Glazer è libera e felice, però c'è quel piccolo dettaglio, ovvero che Arnie sta al gabbio e molto probabilmente ci rimane a vita. 28 ottobre 1981 inizia il processo e la difesa ha questa strategia: dire che lui è stato posseduto dal diavolo e che lui è innocente. Lo Stato gli propone di patteggiare e dice: Arnie, questa strategia fa acqua da tutte le parti, non te crede nessuno, fa una finaccia, perché non patteggi, te dichiari colpevole e te damo un po' di meno? Lui dice: no, è stato il diavolo, lui è il colpevole, io sono innocente. Il processo inizia e tutto va in cacciare. L'avvocato inizia dicendo: voi credete agli esorcismi? Voi credete al diavolo? Io sì. L'accusa dice: non c'è nessuna prova scientifica per effettivamente dimostrare che c'è una possessione demoniaca, quindi come potete basare tutta una difesa su questo? E la difesa fa: voi non credete alla possessione demoniaca? Questa è una discriminazione contro chi crede. Il giudice ascolta tutto e poi rigetta tutti i punti della difesa uno per uno e gli dice: tanti bello, trovate qualcosa che effettivamente ha delle prove scientifiche, a demonologia nobby, non me rompe le scatole. Prima ancora che il processo inizi, tutta l'intera strategia della difesa viene letteralmente buttata nel cesso e ora loro non hanno nessuna strategia per la difesa. Arnie si sente oltraggiato. Io mi domando: ma con quale faccia come il culo? È convinto che il giudice abbia preso questa decisione semplicemente per le polemiche delle persone a casa e secondo lui questo è per farlo perdere, è opera del diavolo. Secondo l'avvocato dell'accusa, altro che il diavolo, è stato Arnie a saccagnarlan. Inoltre l'unico diavolo della questione, l'unico demone, è l'alcol. Vengono chiamati diversi esperti, però c'è un problema: a quanto pare, secondo la difesa, secondo Arnie, nessun espertone riesce a collegarlo direttamente, perché non ci sono le sue impronte, ma insomma poteva benissimo essere messo dei guanti, diciamolo tranquillamente. Inoltre a quanto pare nessuno l'ha visto effettivamente, materialmente fare questa cosa, almeno così dicono. Inoltre sul coltello c'è del sangue di tipo 0, ma quello non è il gruppo sanguigno di Alan. Oh mio Dio! Diciamo pure che siamo nel 1981 e lì in quell'epoca la prova del DNA praticamente non esisteva. A tanto riuscivano a tracciare praticamente quale gruppo sanguigno fosse sul sangue, quindi figuriamoci, era tutto a cavolo. La difesa insomma dice: no, ma quel coltello è così comune, non è detto che sia di Arnie. Inoltre Arnie c'ha pure un'altra cosa, si arrabbia tantissimo perché il giudice chiama a testimoniare le persone testimoni, cioè per rendere conto, in un processo tu chiami a testimoniare i testimoni. Oh mio Dio! E lei è oltraggiato perché dice: chiamano a testimoniare la mia fidanzata, le mie sorelle, vogliono metterle contro di me. Arnie, tesoro bello, o non le stanno mettendo contro di te? Sono state testimoni della cosa, chi devono chiamare? Padre Pio. Inoltre lui si arrabbia perché queste hanno visto che è stato lui e insomma lui sostiene che in realtà non è così e sia stato tutto indottrinato dallo Stato, Stato cattivo. Ho visto che la strategia della possessione demoniaca è stata risa in faccia e è andata a fa schifo, diciamo che l'avvocato difensore trova un'altra strategia. Qual è? È quella più comune, ovvero la legittima difesa, secondo cui Arnie insomma ha colpito Alan per difendere le due sorelline, visto che Alan stava bloccando la ragazzina di 9 anni e quindi quello è un reato, bloccare un minore, maltrattarlo, e quindi quella sarebbe stata una legittima difesa. Ma come Arnie prima dicevi che ne eri stato te, che era stato il demonio, mo addirittura ti accolli sta cosa pur di parlarti le chiappette? Secondo Arnie lo Stato non è riuscito a dire che lui era colpevole. 20 novembre la giuria dice che ha deciso e lo comunica al giudice. Il giudice lo chiama, fa: vabbè giuria, che avete deciso? E la giuria dice: siamo confusi, non abbiamo capito che è successo. E il giudice fa: ma mi state a più per culo, diciamo, che mi chiamate, cioè voi dovete decidere se siete la giuria e non avete capito che cavolo è successo. Arnie però è arrabbiato perché nel processo non è stato ammesso tutta la parte dell'esorcismo del ragazzino, del David, e quindi per lui questo è un processo falso, falsato, perché non è giusto, non hanno dato questa informazione fondamentale alla giuria della possessione demoniaca. Arnie, non tutti ci credono alla possessione demoniaca, alcuni magari là, non lo so, sono musulmani, sono testimoni di Geova, manco ci credono all'esorcismo, oppure magari saranno semplicemente atei, cioè bello di casa, esiste anche questa opportunità. Quindi lui si sente come se lo Stato l'avesse messo in prigione senza un processo, senza un giusto processo. Ma la faccia come il sedere, Arnie, hai azzaccagnato una persona? Oh, il giudice smatta, quindi quando la giuria dice: no, noi non abbiamo capito, non ci abbiamo capito un cavolo, il giudice fa: cioè belli di casa, voi siete la giuria, se non ci avete capito voi non riuscite ad arrivare a una conclusione, che io deve fare mio nonno, il diavolo, Gesù bambino, andate lì, vedo fino alle 6, se non avete preso una decisione smatto. Alle 5 la giuria ha preso una decisione, vengono tutti convocati, Arnie è lì pronto, dice: oh mio Dio. Il giudice fa: giuria, siete arrivati a una conclusione? La giuria: sì, siamo arrivati a una conclusione. E ditemi, come dichiarate l'imputato?
Dichiariamo imputato per quanto riguarda omicidio di primo grado. Non colpevole. Armi impazzisce, fa i salti di gioia, inizia tipo a tentare di togliersi le manette, salta e fa: tiè, favoletto, ho vinto io, tiè, faccia vostra. L'avvocato gli dice: Armi, un attimo, perché quella è una delle cose per cui era accusato. Subito dopo infatti arriva un'altra voce che dice: l'imputato però è colpevole di omicidio secondo grado. Quindi Arni fa doppiamente la figura dell'idiota. Viene condannato tra i 10 e i 20 anni, teoricamente doveva rimanere in carcere fino al 2001, ma alla fine, tra una cosa e un'altra, la spanga. Fa solamente 5 anni di carcere, una presa in giro. Lui continua a dire: oh mio Dio, lo Stato mi ha abbandonato, la Chiesa mi ha abbandonato, il diavolo ha vinto. Ma io voglio dire, scusate, ma se effettivamente il diavolo ci ha messo un anno per fare sta cosa, non riusciva manco a far volare i coniugi Warren dalla finestra, è riuscito a zaccagnare quel poraccio di Alan, tutto sto piano macchinoso, alla fine che ha concluso non è riuscito a fare un cavolo, manco a buttare in galera sti idiota. Ma se effettivamente è così potente, è un puraccio sto diavolo, ma fatemi capire. Insomma, Arni dice che mentre stava in prigione stava sempre con la bestia e gli compariva sotto forma demoniaca oppure come una nuvoletta nera. All'inizio del 1983 la bestia tenta di possedere Jason, il ragazzino di Debbie, del primo matrimonio. Lo fa mentre il suo povero ragazzino, che già aveva tentato di far cadere pesca, le roba varia, ha una febbre altissima. Per me non era possessione demoniaca, ma quel poraccio c'aveva semplicemente la febbre a 40. A quanto pare, così dicono gli Warren, tutti quelli che si trasferiscono su sta casa in affitto è infestata di piancorpo. David è stato ancora esorcizzato, l'ultimo esorcismo sembra andare bene, e insomma ogni tanto si fa sta chiacchiera di una gara bestia. Gli dice cose brutte e a quanto pare David ogni tanto vede pure lo spirito di Alan, che è vestito molto bene e fuma una pipa. Boh. Sinceramente rimango allibita da un po' di cose. Uno, come ti viene in mente un avvocato a tirare fuori la scusa della possessione demoniaca? Santissimo cielo. Due, questo ha fatto solamente 5 anni di carcere con tutti i testimoni là. Cioè, chi è stato a far del male Alan? Scusate, lo Spirito Santo. Ma possibile legittima difesa solamente 5 anni per aver tolto la vita a un uomo? Realmente mi domando pure, ma gli assistenti sociali, possibile che questi possono fare i video degli esorcismi del suo ragazzino di 11 anni e nessuno interviene, nessuno chiama un assistente sociale e dice: oh belli di casa, questo è il ragazzino, levatevi un attimo a queste cose. Inoltre scusate, ma l'efficacia di questi esorcismi quant'è? Pari a zero, cioè la stessa utilità di una mentina. Inoltre io non lo so, io non sono atea, sono una persona che non crede assolutamente in queste cose, però sicuramente magari tra voi ci saranno delle persone che sono credenti e credono anche a queste cose e insomma liberissimi, cioè nel vostro privato siete liberi di fare tutto ciò. Però io mi domando, chi effettivamente crede a queste cose? Leggere o sentire queste, diciamo, manifestazioni raccontate in questa maniera, che io vi giuro, molte delle cose che vi dicevo che effettivamente erano state dette così, erano davvero in maniera ridicola. E io mi domando, ma non sentite oltraggiato il vostro credere in delle cose raccontate in maniera così, assurda, quasi tragicomica? Non lo so, a me sinceramente molti di questi racconti sembrano effettivamente copiati paro paro dall'Esorcista, che era uscito molto prima, quindi è probabile che magari abbiano preso ispirazione da lì. La visione della musica rock satanica, ma che vuol dire? Ma qual è la musica rock satanica? Ma poi la cosa della coppia che era satanista e c'aveva quindi questo letto rosso peccaminoso con i vellutini neri, cioè magari quelli semplicemente, non lo so, avevano comprato, che ne so, una cosa scura così si abbinava gli mobili marroni, ma che ne so, boh, magari a quella gli stignevano i capelli e si era fatta la tinta rossa e dice: oh, così lo buttiamo in cagare, non si vede che macchio il cuscino visto che mi tingo i capelli con l'enne. Boh, ma che ne so io. Sinceramente io sono rimasta proprio allibita. Ma poi la faccio come il sedere di Arni? Cioè, dopo tutto quello che hai fatto, dovresti veramente pregare, non lo so, Cristina Aguilera in persona del sa benedizione per averla sfangata e non essere beccato la camera. E stai pure lì a lamentarti che non credono al fatto della possessione. Oh bello, quella è la tua religione. I luoghi laici, come per esempio una cosa di giustizia, come lo Stato, non è obbligato a credere alla tua religione. Quello è il tuo culto privato e nessuno deve interferire in tutto ciò. E tu come puoi pretendere che la giuria possa credere e debba prendere in considerazione quello che è la tua vita religiosa, ma potrebbe benissimo non rispecchiare la sua? Cioè, perché dovrebbe essere rilevante o perché dovrebbero credere agli esorcismi, ai demoni, persone atee della giuria oppure che hanno religioni totalmente differenti, magari sono wicca?
anche perché dovrebbero credere, perché dovrebbe essere rilevante il fatto che tu creda debba essere un fatto anche per loro. È logico che se loro hanno altri credi o altre visioni del mondo non sarà credibile la tua storia. Non puoi obbligare e pretendere che tutti credano alla tua visione religiosa, alla tua religione. Tu ci puoi credere tu, ma non puoi pretendere che gli altri ci credano. Invece sinceramente trovo assurdo che per quanto riguarda la parte personale della religione e la parte, diciamo, istituzionale, ok, nessuno deve intervenire nella religione, nelle pratiche altrui, ma quello che è stato fatto a David, vogliamo parlarne? Era un bambino di 11 anni, sottoporlo per praticamente un anno a riti vari, che oggettivamente se tu lo devi sottoporre per anni e anni e anni a dei riti propiziatori, chiamiamoli così, molto probabilmente vuol dire che quei riti non stanno funzionando su di lui, quindi non sono così efficaci come credi e evidentemente hai bisogno di altro. È possibile, cioè quanto può essere traumatico per un bambino vivere una cosa del genere? Cioè, pur fingiamo che tutto è vero. Ok, io fingo così, prendo lo sguardo di chi effettivamente crede a queste cose. Ovviamente sarà traumatico, ha bisogno di una guida spirituale ma anche psicologica. Il fatto che i genitori non avessero nemmeno chiamato i medici e i demonologi Warren devono dirgli: ma avete chiamato i medici? Cioè, per me è una cosa totalmente assurda, cioè fuori da ogni grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che, a cui io sinceramente non credo, però mi fa ridere dirlo. Sinceramente sono rimasta davvero sconvolta da questa storia perché è tragicomica ma inquietantissima per tutto l'aspetto legale e di percezione di, non lo so, anche di come vengono trattati i bambini all'interno di questa storia. Quindi un horror differente. Voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa storia? Io ho trovato pochissime informazioni fuori e ho faticato un sacco per trovare queste informazioni, quindi fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa miniserie, insomma, dedicata a The Conjuring, se vi piacerebbe magari nuove storie legate a The Conjuring, se siete rimasti fin qui, emoji del diavoletto oppure scrivete il diavoletto. Grazie mille ancora per aver visto tutto questo video e noi ci vediamo al prossimo video.